Dicembre 1856. Torino è immersa in una notte gelida. Don Bosco lavora nel suo piccolo ufficio. Risponde alle molte lettere arrivate in giornata. Qualcuno bussa alla porta. È Domenico Savio, uno dei suoi ragazzi. Presto, Don Bosco, venga con me. C'è una cosa importante da fare. A quest'ora di notte? Dove vuoi condurmi? Venga, presto. Don Bosco racconta. Lo seguo. Esce di casa, passa per una via, poi per un'altra e un'altra ancora. Non si arresta né fa parola. Prende infine un'altra via. Io l'accompagno di porta in porta finché si ferma. Sale una scala, raggiunge il terzo piano e suona una forte scampanellata. È qua che deve entrare, mi dice. La porta si apre. Si affaccia una donna scarmigliata. Vede Don Bosco e dice: è il signore che la manda. Presto, altrimenti non fa più in tempo. Mio marito ha abbandonato la fede tanti anni fa. Adesso sta morendo e chiede per pietà di potersi confessare, perché ha paura di presentarsi al tribunale di Dio. Prima di entrare a riconciliare con Dio l'uomo morente, Don Bosco guarda Domenico. Tante domande si affollano alla sua mente. Chi gli ha parlato del moribondo? Come ha fatto a trovare con tanta sicurezza la casa attraverso vie della città che certamente non conosceva? C'è un segreto in Domenico. Quale? Don Bosco aveva incontrato Domenico Savio a causa di una grossa stufa di campagna. La stufa troneggiava nella scuola elementare di Mondonio, il paesino delle colline astigiane dove la famiglia Savio si era trasferita nel 1853. Domenico aveva 11 anni e doveva finire le elementari. All'inizio dell'inverno, il maestro, Don Cugliero, aveva fatto uno strano discorsino. Ogni mattina, insieme ai libri, porterete un pezzo di legno per la stufa e così studieremo al caldo. E infatti, tutte le mattine, Domenico lasciava la sua casa con un pezzo di legno in mano. Il papà faceva il fabbro ferraio, la mamma era la sarta del paese. Una famiglia normale, dove tutti si volevano bene e volevano bene al Signore. Una mattina del febbraio 1854 nevicava forte. Due alunni pensarono di fare uno scherzo e invece del pezzo di legno infilarono nella stufa alcune grosse palle di neve. La stufa fumò, lasciò filtrare un po' d'acqua e si spense. Quando Don Cugliero entrò nell'aula gelida e vide la stufa spenta, domandò inviperito: chi è stato? Era un insegnante severo e, come tutti i suoi colleghi dell'epoca, castigava chi sbagliava con bacchettate sulle dita e lunghe permanenze in ginocchio sul duro pavimento. È stato lui! I due monelli, che si erano messi d'accordo, scattarono in piedi e insieme indicarono Domenico. Nessuno fiatò, perché i due colpevoli erano i più robusti della classe e avrebbero picchiato chi parlava. Il maestro fece inginocchiare Domenico sul duro pavimento dell'aula davanti ai suoi compagni. Stai lì fino alla fine delle lezioni. Sentirai come si sta bene accanto ad una stufa spenta. Non me lo sarei mai aspettato da te con tutte le tue arie da santerellino. Uscendo dalla scuola, però, qualcuno fu preso dal rimorso e sussurrò a Don Cugliero i nomi dei veri colpevoli. Sorpreso, il maestro chiamò Domenico. Ma perché sei stato zitto? Bastava che mi dicessi: non sono stato io. Domenico fissò il maestro con i suoi occhi limpidi e disse semplicemente: anche il Signore è stato calunniato ingiustamente e non si è mica ribellato. Don Cugliero
rimase colpito da queste parole e decise in cuor suo di aiutare Domenico. Don Cugliero era compagno di studi di Don Bosco, il giovane prete che a Torino, nel suo oratorio, accoglieva i ragazzi più poveri per aiutarli a studiare e a crescere bene. Così, un giorno che Don Bosco era nella sua casa ai Becchi, non lontano da Mondonio, gli mandò Domenico e suo padre. «Ho un ragazzo che è un vero campione», gli aveva detto. Don Bosco ricorda così quell'incontro. Era di buon mattino. Domenico aveva il volto ridente e l'aria rispettosa. «Chi sei?» gli dissi. «Donde vieni?» «Io sono Savio Domenico, di cui le ha parlato Don Cugliero, mio maestro, e veniamo da Mondonio». Allora lo chiamai da parte e, parlando degli studi e della vita, siamo tosto entrati in piena confidenza. Conobbi in quel giovane un animo tutto secondo lo spirito del Signore e rimasi non poco stupito. «Ebbene, che gliene pare? Mi condurrà a Torino per studiare? Mi pare che in te ci sia della buona stoffa. A che può servire questa stoffa? A fare un bell'abito da regalare al Signore. Dunque, io sono la stoffa e lei sia il sarto». Il 29 ottobre del 1854, l'oratorio di Don Bosco accolse Domenico Savio con la sua magnifica baraonda di giochi, risate, corse. Don Bosco era nel pieno delle sue forze e pensava al suo massimo progetto, la fondazione dei Salesiani, gente in gamba, consacrata a Dio per i ragazzi più poveri. I ragazzi che vivevano all'oratorio giorno e notte erano un centinaio. Alla domenica e nel pomeriggio dei giorni feriali, i prati dell'oratorio erano invasi da ragazzi di ogni genere. Venivano a giocare, a imparare qualcosa, a stare con Don Bosco, pronti a divorare la pagnotta della merenda e magari a scappare quando era l'ora di andare in chiesa. Tra quei ragazzi, sovente sporchi e maleducati, Domenico fu subito un amico. Aveva istintivamente, ma profondamente capito quello che faceva Don Bosco. E lo voleva fare anche lui. La prima festa di Maria Immacolata che Domenico trascorse all'oratorio, l'8 dicembre 1854, fu una giornata di grande entusiasmo. Proprio in quel giorno, a Roma, Papa Pio IX dichiarava verità di fede che la Madonna era nata senza peccato originale. Nel pomeriggio, Domenico si inginocchiò all'altare della Madonna, nella piccola chiesa dell'oratorio. Stringeva fra le mani un biglietto sul quale aveva scritto la sua consacrazione alla Madonna. «Maria, vi dono il mio cuore. Fate che sia sempre vostro. Gesù e Maria, siate voi sempre gli amici miei». Domenico e alcuni dei suoi compagni frequentavano una scuola fuori dell'oratorio. Uno di quei compagni ricordò. Era sempre il più pronto a trovarsi al cancello di uscita per recarsi alla scuola. Tornava sempre per la via più breve, anche quando noi scappavamo a comprarci qualche dolce, a vedere i baracconi o a giocare con la neve. Era amico di tutti e non diede mai dispiacere a nessuno. Il 24 giugno si faceva una gran festa all'oratorio. Era l'onomastico di Don Bosco. Quell'anno, la sera della vigilia, Don Bosco disse sorridendo ai ragazzi: «Domani volete farmi la festa e io vi ringrazio. Da parte mia voglio farvi il regalo che più desiderate. Ognuno prenda un biglietto e scriva il regalo che desidera. Non sono ricco, ma se non mi chiederete il Palazzo Reale, farò di tutto per accontentarvi». Don Bosco ricevette una valanga di bigliettini. Trovò domande serie e bizzarre. Un piccolo gli chiedeva 100 chili di torrone
per averne per tutto l'anno. Un altro voleva una tromba e un altro un cucciolo uguale a quello che aveva lasciato a casa. Sul biglietto di Domenico trovò 5 parole: mi aiuti a farmi santo. Don Bosco prese sul serio tutte le domande, ma specialmente quella di Domenico. Lo chiamò e gli disse: ti regalerò la ricetta della santità. È formata da 3 ingredienti che bisogna mescolare insieme. Primo, allegria. Ciò che ti turba e ti toglie la pace non piace al Signore, caccialo via. Secondo, i tuoi doveri di studio e di preghiera. Terzo, fare del bene agli altri. La ricetta della santità è tutta qui. Erano parole che Don Bosco aveva ripetuto molte volte. Domenico le prese sul serio. Questo divenne il suo segreto. Era un vero divertimento per i ragazzi più grandi vedere i piccoli che tentavano di rifarsi il letto ogni mattina. Domenico da quel giorno non rise più. Vuoi che ti dia una mano? Divenne il suo ritornello. Le classi a quel tempo erano molto numerose. Gli insegnanti non potevano fermarsi ad aspettare quelli che faticavano di più. Fu Domenico ad offrirsi per aiutarli a studiare tutte le sere, una volta terminati i propri compiti. Ma il segreto di Domenico era più grande. Ogni giorno l'incontro con il Signore nella preghiera e nell'Eucaristia e quello settimanale nella confessione riempivano la sua anima di luce e di forza. Gesù e Maria erano effettivamente i suoi grandi amici. La preghiera di Domenico era un dialogo vero. Parlava e ascoltava. Un giorno, due compagni di scuola di Domenico si scambiarono insulti pesanti, si pestarono. Poi uno gridò: ti sfido a duello. Un duello vero, copiato da quello dei grandi. Misurarono 20 passi, tracciarono 2 cerchi, collocarono 5 pietre in ognuno dei cerchi e si prepararono al lancio. In quel momento passò Domenico, ma che poteva fare? Entrò nello spazio libero fra i due contendenti e mostrò il crocifisso che portava al collo. Guardate il crocifisso, esclamò con decisione. E adesso ripetete queste parole: Gesù è morto perdonando i suoi crocifissori. Io invece non voglio perdonare, voglio vendicarmi a costo di fare male a un amico. Erano due bravi ragazzi e rimasero senza fiato. Poi fecero pace. Uno dei due, diventato adulto, ricordava e diceva: mi sentii pieno di vergogna. Domenico era un caro amico e la nostra era una triste avventura. Nella primavera dell'anno dopo, 1856, Domenico ebbe un'idea. Perché non unire tutti i giovani più volenterosi in una società segreta per diventare un gruppo compatto di piccoli apostoli tra i compagni e aiutare Don Bosco? L'idea piacque. La società fu chiamata Compagnia dell'Immacolata. I soci della compagnia si impegnavano a diventare migliori con l'aiuto della Madonna e di Gesù Eucaristia. Don Bosco ricorda che l'entrata in azione della compagnia migliorò decisamente la vita dell'oratorio. La sua attività principale, infatti, era quella di aiutare i ragazzi più difficili e indisciplinati e i nuovi arrivati, quelli che non conoscevano nessuno, non sapevano giocare, parlavano solo il dialetto del loro paese e avevano tanta nostalgia. Per loro, Domenico Savio coniò la più bella definizione di santità. Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri. Nell'estate, Don Bosco mandò Domenico e un altro ragazzo ai Becchi a preparare il posto per il gruppo dei ragazzi che sarebbe arrivato in seguito. Lassù li attendeva mamma Margherita, la mamma di Don Bosco. Il compagno di Domenico ricordava: abbiamo saltato, scherzato, riso come due merli. Siamo arrivati ai Becchi tutti sudati.
furono forse gli ultimi momenti spensierati di Domenico. La salute di Domenico cominciò a peggiorare rapidamente. Nel febbraio del 1857 una tosse insistente lo torturava. Don Bosco decise di mandarlo a casa. «Me ne vado e non tornerò più», disse Domenico a Don Bosco, che lo confortava. «È l'ultima volta che possiamo parlarci. Mi dica, cosa posso ancora fare per il Signore? Offrigli le tue sofferenze. E cos'altro ancora? Offrigli anche la tua vita». «L'ho già fatto», disse Domenico sottovoce. Il saluto più accorato Domenico lo diede agli amici dell'Immacolata. Poi venne il suo papà e insieme lasciarono l'oratorio. Don Bosco rimase a guardare con un dolore profondo quel ragazzo che partiva. Si sarebbero rivisti soltanto in paradiso. Domenico Savio si spense quasi all'improvviso il 9 marzo 1857. Papa Pio XII lo dichiarò santo il 12 giugno 1954, il primo santo di 15 anni. A tutti i giovani del mondo, Domenico Savio ha lasciato il suo segreto: la via della santità nella gioia e nell'amicizia. Se lo volete, può diventare anche il vostro segreto.